Chris, ho esaminato il tuo libro di testo e ho programmato un tour degli eventi storici che devi conoscere per l'esame. Fa molta attenzione. Prima tappa, Washington DC. L'anno è il 1803. Ah, siamo nel futuro. L'uomo che parlerà è Thomas Jefferson e questo è un momento molto importante. Vuole convincere il Congresso ad approvare l'acquisto della Louisiana. Via ragazzi, avremo l'Oklahoma, l'Arkansas, il Nebraska, il Kansas, il Wyoming, il North Dakota, il Sud Dakota e la Louisiana. Possibile che siano tutti una schifezza? Porca zozza, dove ci troviamo? Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day. E laggiù che cosa c'è? Quelle con la coppa D. Mai, mai, niente fuoco, pone! Hail, tetone! Stiamo attenti, con quelle bombe ci faranno esplodere. Otto! Ecco qua, notte di Natale 1776, il padre della nazione, George Washington, attraversa impavido il Delaware. Che ha sulle braccia? I braccioli, sai, aveva il terrore dell'acqua. Piano! Ecco, Chris, è il 1798 e siamo a casa di Jane Austen. Jane Austen? Non credo che sia nell'esame di storia, Stewie. Siamo qui solo per sganciare i peti repressi durante il viaggio. Troppo figo! E vai! Oh sì, ancora! Quanto mi piace! L'interiorità degli uomini! È questo il carburante che mi serve! E ora un po' di storia contemporanea. Questi sono gli anni 90. Tutta qui la caratteristica degli anni 90. Sì.